Ieri sera sono stato aggredito. La cosa paradossale è che io abbia girato nel Queens, a Brooklyn, ad Harlem, a qualsiasi ora del giorno e della notte nell'ultima settimana non mi sia mai successo nulla. Ritorno in Italia, sotto casa, bam! Questi due loschi individui si sono avvicinati, mi hanno messo al muro, uno dei due mi ha messo la mano al collo e ha iniziato a stringere forte. A quel punto mi sono sentito in diritto, in amicizia, di tirargli una castagna in faccia, semplicemente per liberarmi, di vincolarmi e scappare via, cosa che effettivamente ho fatto. Hanno cercato di sgambettarmi, hanno iniziato a urlarmi cose, poi si sono resi conto che la gente iniziava ad affacciarsi perché sentiva urlare, sono scappati. È riuscito a staccarmi la collanina che avevo addosso, che valeva tipo 40 euro. Era più il valore affettivo che altro. Quello che mi dispiace è che ho chiamato le forze dell'ordine, ci abbiano messo più di 5 minuti a rispondermi dal centralino a cui ho dovuto spiegare tutta la dinamica. Poi mi ha passato le forze dell'ordine a cui ho dovuto rispiegare tutta la dinamica. Che poi direte, sono solo 5 minuti. In una situazione del genere, secondo me sono tanti. Immaginate se mi avessero inseguito con un coltello. Arrivederci e grazie. Per fortuna ne sono uscito solo con qualche segnetto, ma sto bene. Spero che il bro dripperà di brutto con quella collana, magari in una bella cella. Tutto è bene quel che finisce bene. Mi dispiace solo perché non ci meritiamo di girare per strada e che succedano queste cose. Ecco, sto bene, tutto è bene quel che finisce bene. Via.